con tasto destro perché dobbiamo mettere l'open climb. Quindi lui capisce che vogliamo l'open climb. Sali, sali, sali. Contattiamo Roma Center, ok. Ok, andiamo su Roma Center. Traditional attitude, mettiamo standard. Set and cross check. Check. 8.500, stiamo salendo, dobbiamo spegnere le luci fra poco. A 10.000 dobbiamo spegnere le luci. Ok, tanto a me non mi interessa il QNH adesso, sono in standard. 10.000 piedi. Allora, 10.000 piedi, a 10.000 piedi, landing lights off. Off, ok. Ok, sì, l'ho capito, signora. Signora, l'ho capito, dobbiamo arrivare a 21.000 piedi, perché così facciamo la nostra bellissima. Perché non sta salendo? Perché c'è un po' di. Dobbiamo raggiungere velocità. Etiopia, non mi interessa a me. Fai un po' vedere, F10, andiamo nella seconda pagina. Climb, sì. Climb to 21.000 piedi, dobbiamo arrivare a 21.000 piedi velocissimi. Peraltro io dovevo passare da Sorre e sono ancora qui, sono. Non mi hanno detto niente, sono scordati di me. Eppur ti sei scordato di me? Cosa ho fatto? Non so. Pensate un po' se io guidassi veramente gli aerei. Sarebbe. Chi è che parla? Fiume? Ah no, Ethiopian. Sì, non ti preoccupare, Ethiopian. Tanto c'ho un casino nelle orecchie adesso. Eppur ti sei scordato di me? Come hai fatto? Non so. Siamo a 15.000. Stiamo per arrivare ai 15.000. Top of climb. È un cazzo di casino ogni volta. Con questi voli corti. Oh, finalmente non ci sono più nuvole. Guardate che bella la notte. E la notte è sempre più blu. Guardiamola anche dalla parte del pilotino. Pilotino lì, lo chiamo pilotino, ma non è un pilotino, è il copilota. Ma il cielo è sempre. Guardiamo di qua. Oh, che figata. Guardate che bello. Guardate che bello. Dobbiamo stare però dentro noi. Non ci perdiamo. Ci perdiamo in chiacchiere. Che figata. Guardate che bello. Anche tutto illuminato. Ma è troppo bello. È troppo bello. Dai, fammi girare. Sono arrivato a 15.000. Mi dovresti dare anche un po' più di gas. Ogni volta mi fanno arrivare a 15.000. Sono arrivato a Vol 1 SOR. Girare a sinistra per 130, ok, 130, te lo prendo subito 130. Ah, 2,10 pure. Ok, saliamo a 2,10, saliamo a 2,10. Ma il cielo è sempre più blu. Tantara, guardate com'è bello, però è troppo bello di notte. Cioè, di notte io mi diverto tantissimo a volare, perché di notte. Che mi ha detto il tipo là però? Solo gira a sinistra. Climb and maintain, ok. Gira a sinistra su 130 e sale e mantieni 210, ok. Anche perché finché non arriviamo a 210 non posso fare questa parte qui di cruise. Perché poi dobbiamo fare tutte queste qua e mi piace farlo con la checklist. Se si sbrigano. Cioè ormai siamo arrivati. Anche se noi giriamo questo, per esempio. Agnis è qua e qua c'è Lika. Non ce la facciamo neanche stavolta. Qui c'è un po' di nuvole. Qua c'è un fronte nuvoloso che ci potrebbe dare un qualche problema, però no, noi atterriamo dritti, non ci preoccupiamo più di tanto. Se ci sbrighiamo ad arrivare anche a. Beh, nascondiamo quelle nuvole perché mi danno un po' fastidio. Sono arrivato a 21.000. Gira a destra per 155, ok. Ok, gira a 155 e procedo sul corso. Ok, appena ci addirizziamo, io credo che già ci siamo, posso anche fare. Posso anche cliccare nav. Guardate qui che c'è scritto HDG, qui. Adesso io clicco col sinistro, nav. Andiamo in nav, non ci sono problemi. Queste sono tutte procedure quanto più possibili vicine alla realtà. Quanto più possibili, eh. Ricordatevi che io non sono pilota, anzi, li faccio morire i passeggeri. Li faccio cagare sotto però. Infatti durante i miei voli usano tantissimo i bagni, non so perché, purtroppo. Ok, standard, standard, 155, però ho messo nav. Dammi nav. Nav, non mi togli più 155, dovrebbero uscire i pallini qua, i trattini, vabbè, comunque.
Chi se ne frega? Siamo in nav, ok? Puntini, puntini, puntini. Quando ci sono i trattini e il pallino, siamo a posto. Se ci arriviamo a sto 21.000, meno male che l'ho fatto basso. Meno male perché Agnes è già qui, eh. Siamo a 28.000, 28 miglia nautiche e rischiamo di non beccarlo di nuovo. Mi fa un cazzo di problema. Siamo arrivati comunque. Vediamo se prende il cruise. Ok, togliamo anche il. Quando lo facciamo dopo il cruise, che gli togliamo anche le cinture di sicurezza. Vabbè, siamo arrivati, signori. Ok, andiamo in cruise. Non si fa il cruise. Ok. Altitudine di crociera. Perfetto. Ci siamo. Ma fammi capire cos'è che non me lo fa. Cruise, ok. Attivalo. Lo facciamo o no? Signora. Vabbè, lo faccio io, cruise. Allora, TCAS normal F11, questo deve essere normale. Normale. Poi, seat belt off o auto. Seat belt, li mettiamo o auto, ok. ECAM, MEMO, non ce ne frega niente. Flight, fuel, controlliamo il fuel. Fuel è importante controllarlo. Dov'è fuel? Controlliamo il condizionatore, va. 24 e 25, ok. Fuel, fuel è ok. Cabin temp, ok, l'ho già monitorato. Giriamo foglio. Perf approach phase. No, no, aspetta, che ancora è presto per l'approach phase. Oh, comunque ci siamo, ci siamo. Comunque siamo lì, siamo lì. Siamo a 21.000 piedi, un volo basso, ce lo facciamo basso così siamo tranquilli. E stiamo andando bene, stiamo andando. Però toglimi quello lì che mi serve wheel. Ok, 5 gradi, guarda qui, i fai sono congelati praticamente. Vabbè, questo qui lo potrei anche mettere un po' più forte. Perfetto, qui il nostro foglio F10. Descent preparation start in 27 miglia nautiche. Ok, fra 27 miglia nautiche, com'è che mi mette qua? Ah, giusto, è giusto. Mi sembra tanto lontano, mi sembra. Ok, infatti è questo quello normale. Vedevo tutto il mondo, vedevo. Oh, ci possiamo un po' rilassare. Io comunque non ho capito che serve quello sotto. Il rotellino sotto, io lo giro ma non capisco che serve. Boh. Vabbè, lasciamolo al massimo. F9, F10, sali un po'. Dov'è che siamo? Siamo ancora ad Agnis. O siamo al TD? No, è ancora Agnis. Il TD è qui, top of the chance. Al top of the chance. Peraltro io faccio voli corti perché non posso andare veloce. Sul libretto di istruzioni di questa aerosoft c'è scritto non utilizzare la velocità del tempo perché rischi di mandare in pappa l'aereo. Quindi loro te lo dicono, poi tu puoi anche farlo. Però poi se non ti funziona tutto l'aereo non ci cacare il cazzo, ci dicono quelli dell'aerosoft. Quindi io mi faccio, se mi devo fare tipo 2 ore di volo, faccio 2 ore di volo, devo stare qui davanti 2 ore, non mi posso allontanare, anche perché mi contattano quelli di Roma, fammi vedere se mi hanno contattato. No, non mi hanno contattato. Vabbè, tanto fra poco ci sposteremo, beh, ci dovremo spostare sicuramente. Ok, stiamo un po' rotando. Cambiamo virtual cockpit, che così ci. Guardate che bello. Guardate che bella anche l'acqua, un po' di nuvolette. Soprattutto il cielo mi piace a me. Troppo bello, troppo bello. Mi piace troppo, mi piace. Contattare Brindisi Centers. Te lo contatto subito, Brindisi. Ok. Brindisi. Un Brindisi a tutti. Salve, Brindisi. Ok, sono contenti. Salve quelli di Brindisi. Ok, tanto non voglio niente. Descent preparation in 11 miglia nautiche. Good. Good. Devo anche controllarmela. Perché non l'ho mai. L'ho fatta poche volte su descent preparation con la checklist. Perché oh, ogni tanto si incasinava. Potrei anche farlo partire subito. Ma non mi serve. Allora, descent preparation. Descent monitor set. Ah, ci fa cambiare il landing, ok, pochissimo. E sotto i 10.000 piedi ci fa mettere l'ILS localizer.
Ok, fammi vedere qua. Mi sono scritto la pista dove arriviamo. No, perché ancora Nika non ce l'ha data. Comunque prendiamo quella con l'ILS, che è unica. Se no dovrei scrivere tutte le volte 150 frequenze ILS. Perché rischiamo di trovarne diverse? Purtroppo rischiamo questo. Che bello però. Che bello volare. Com'è bello volare. Così è normale, oh, troppo bello, guardate qui. Eppure non mi ricordo di essere partito così tardi, ci sono un po' di nuvolette. Peraltro fammi vedere qua se se ne sono andate quelle là. Ok, li accarezziamo. A destra dovremmo avere qualche fronte nuvolare. Fronte temporalesco, però io non lo vedo. Credo che sia qui sotto, però non si vede. Ok, cazzo vuoi? Auto. Standard. Barrel radio. Quindi è il TCAS, credo. Above? No, below. Turn left per 80. Ok, ILS. Giriamo a 80. Ok. Che cazzo vuole la signora? Non capisco cosa vuole la signora. Allora, descent, preparation, landing, barrel reference start, standard. Oh, è standard. Aspettate un attimo. Qua devo fare, cioè, il copilot. Non capisco cosa vuole. Non capisco cosa vuole. Option, checklist, metti copilot. Ah, radio. Aspetta, va. Non so cosa cazzo vuole sto barrel radio. Non so come si fa a mettere. Poi cos'è sto radio 200 qui? Va, vai a capire. Air pressure. Beh. Ancora comunque non siamo in descent. In descent preparation. Inizia discesa per avere questo qui. Ok, aspetta un attimo. Finché non me lo dicono quelli di Brindisi, posso fa niente io. Lika dov'è? Lika è qui, quindi noi ci arriviamo dalla 28, che sarà da 15, questa è Lika. La 28 dov'è? Qua è 12, qua sarà 15, punterà da questa parte. Ci siamo, ci siamo. Io questo atterraggio qui nella realtà l'ho fatto una sola volta, perché di solito atterrano dal mare, non fanno mai il giro su tutta la Calabria. Una volta però l'ho fatto e infatti era strano, non riuscivo a capire perché abbia fatto quel giro. Magari si volevano un po' abituare, che ne so. Comunque, ILS 28, andiamo a metterlo anche qui. Lika, tu chiudi, tanto non mi servi. Facciamo arriva sulla pista 28, ILS. Sì, però non mi puoi rompere il cazzo. 110. Gira a destra per 110. Descente, mantieni 11.000. Aspetta che non mi fa scendere. 11.000. 11.000. Ok. Radar tilt. Sì. Set below. Ok. Cazzo vuole la signora? Tilt below, ok. A 10.000 piedi devo fare quella cosa poi. Ah, si ferma qui, si ferma, credo. Tilt below, ok, siamo a posto. 15.000 landing lights e dobbiamo premere LS. Ma sta scendendo, sì, sta scendendo. Ok, 25, sì, sì, sta scendendo di brutto. Sta scendendo a 2.500, ok, ok, ci siamo, ci siamo. Quindi sta abbastanza bene. Stiamo andando abbastanza bene questa volta, stranamente stiamo facendo un bel volo. Speriamo che l'atterraggio non rovini tutto. Quindi la 28 è da queste parti. Quindi se io mi guardavo, intanto sto facendo una cosa qui. ILS mettiamo. Boh, mettiamo questo, tanto per mettere. Tanto non lo usiamo. Sì, sì, inserisci. Fammi vedere RadNav cosa mi dice. 110 e 30. Ok, l'avevo messo io però 110 e 30. Vabbè, chi se ne frega, flight plan.
Apvar, sì. Fidati. Cancella sto cazzo di discontinuità. La Mezia 12, la Mezia 77. Guardiamola. Qua c'è un po' di casino, eh. Ancora Apvar, non si vede ancora Lika. Lika dovrebbe essere da ste parti. Tanto fammi riaprire qua l'ATC perché comunque mi serve. Tu mettiti qua. Ok, guarda come sei carino qua. Piccolino piccolino anche magari. Ci siamo, ci siamo. Descent, finché non arriviamo a 10.000 piedi non possiamo fare niente. Sto scendendo anche abbastanza velocemente, quindi sono a posto. 18 minuti di volo, ci abbiamo messo pochissimo, eh. Sti voli corti un po' mi penalizzano con questo aereo. Perché è un aereo pesante, un aereo che non sale così in fretta come un aereo piccolino. Nonostante tutta la potenza, ricordatevi però che abbiamo del carico, potremmo rallentare un po', però che cazzo me frega. Ok, siamo a 0.6 di Mach e stiamo scendendo. Perfetto, 0.59 di Mach, quindi la velocità Mach il 60% circa. Però stiamo correndo, andiamo abbastanza veloci. Guardate che bello, il mare è mosso. Non mi ha detto ancora però le informazioni sull'ICA, tipo temperatura, vento, queste cose qua ancora non me le ha detto. Dobbiamo metterle perché comunque servono. Cioè, nella realtà si mettono. Dovrebbe dirmele anche all'inizio, però non me le dice mai. Io sto radio 200 non so mettere, non so veramente come cazzo si fa a mettere. Boh, vabbè. Comunque non facciamoci troppi problemi. Stiamo scendendo, siamo arrivati a 11.000 piedi, siamo sulla terra, qualche nuvoletta c'è, però è sparse così, senza non ci danno problemi, sicuramente non ci danno problemi. Io mi diverto tantissimo a volare, non so perché, ma a me volare mi diverte tantissimo. I simulatori di volo, questo simulatore, mi rilassa proprio, mi diverto. Un po' impazzisco, però mi diverto. Fammi controllare sempre qua. Descents, ok. A 10.000 piedi, fino a 10.000 piedi non posso fare niente. Descenza, 10.000, devo accendere le luci, accendere questo LS e poi all'attitudine di transizione settare questo. Ok, perfetto, ci sono. Ok. Ma siamo arrivati sull'altra parte del mare, mi sa. Fammi vedere. Non è che c'è qualche nuvolosità, eh. Che ci condiziona un po', qua c'è un po', Ok, mettiamolo così. Siamo arrivati a 11.000 piedi, quindi va bene. Ci potevano dare 9.000, così già facciamo tutto quanto quello che dobbiamo fare. Anche loro non si decidono mai di fare le cose. Io vedo l'altro mare, vedo. Vabbè che la Calabria è stretta, comunque ci può stare, però insomma. Sto morendo, questa cazzo di tosse. Anche il copilota, me l'ha mischiata lui, me l'ha passata lui questa influenza. Maledetto copilota. Una volta di questo lo butto fuori, lo butto al finestrino, apro un attimo, lo butto. Cioè, tu apri il finestrino, lo fai cadere, chi se ne accorge? Chi lo trova più quello? Ebbene sì, lo faremo. Voi non vi preoccupate, morirà il copilota. Ciao copilota! Ok, lì che qua. Qua c'è la Mezia. Ci siamo, ci siamo. Niente, però ancora qui non è che mi indicano cosa fare, cosa non fare. Io sono arrivato a 11.000. Se non mi fate continuare la mia checklist, poi arriviamo che investo. Lo dico già adesso. Anche loro, fatemi scendere un po'. Questo cosa serve? Ok, questo è il terreno. Spegni, spegni. Brindisi Center, ok. Perché in modo che l'avevamo, scusami. Ma mi sembra che eravamo Brindisi Center. Vabbè, come dicono loro. Brindisi Center, buongiorno, sono a 11.000 piedi. Buonasera. QNH 1013, ok, non c'è. 1013 va bene. Anche perché dovete farmi girare prima o poi, eh. Gira a destra 140. Te lo faccio subito. Gira a destra 140. Non so perché sta rallentando a 2,50, ancora siamo sopra gli 11.000 piedi, quindi non dovrebbe rallentare a 2,50. Boh, forse ha capito qualcosa. Siamo
Stiamo rallentando per aiutarci. Left 115. Sì, fatemi fare destra sinistra, perché no? Tanti passeggeri non stanno male. Mi fanno fare zig zag, mi fanno fare anche loro. Guardate qui la città, non so che città sia, però è una città. C'è un modo di sapere che città è? NDB, niente. VOR, niente. Waypoint, cos'è? Lamezia, drop, Deepok, non so cos'è Deepok. Vabbè, airport, lasciamoci così. Ok, stiamo risalendo di velocità. Anche loro, fanno quel che gli pare, fanno. Speed lo lasciamo sempre così, tanto se la vede lui, senza diventare matti noi. Senza stare lì a regolare, cicillare, che cos'è? Cicillano lì, così, e che cos'è? Io non so più dove siamo. Che cos'è quello? Fammi un po' vedere. CRM, potrebbe essere il Crotone, eh? Qui c'è un po' di nuvole, però non le becchiamo stavolta. Fantastico. A 10.000 piedi, oh. Finché non arrivo a 10.000 piedi non posso fare niente. Questo qui non decide, non sa che cosa fare. Va a 250, poi va a 300. Consumiamola la benzina, tanto. Scendi e mantieni 10.000 piedi. 7.500, ok, ho capito. 7.500. Andiamo in open the shells. Lasciamola aperta sta finestra, tanto ci serve. A 10.000 piedi dobbiamo chiudere le lucine sopra, eh. Magari lo aiuto un po', vediamo un po' se lo devo aiutare con la velocità. No, no, ce la fa da solo, ce la fa. Ma vedete che se la sbriga lui, se la sbriga. Sì, ho capito che devo sbrigarmi. Dammi un attimo di tempo. Aspettate, devo frenare, per forza. Usiamo un po' di aerofreni. Ok, ho premuto con la U. Togliamoli. Ok, che stiamo scendendo. Dobbiamo stare a 2,50. Devo ovviamente sbrigarmi. Sì, expedite. Un attimo, anche tu però. E che cos'è? Non ti si può chiedere niente, non ti si può chiedere. Ok. Lights on. Ok. ILS localizer lo clicchiamo. Perfetto. Poi devo aspettare, fammi vedere. Devo aspettare, sì, descent. Siamo in descent. Ok, poi c'è l'approach, va bene. Dovevo usare un po' di aerofreni perché ero troppo forte. Col fatto che ho toccato la manetta per sbaglio, mi si è incasinato tutto. Anche quello, expedite. Che cos'è expedite? Vuol dire velocizzati. Datti una calmata prima di ogni cosa. Chiariamoci bene, perché se passo di sopra con l'aereo ti lancio una bomba, poi vediamo che mi dici più veloce. Ti lancio una bomba da sopra, poi attentato, expedite. Vabbè che mi ha detto anche please, comunque educato. Però, che cos'è, non ti si può dire niente, non ti si può dire. Può uno neanche un attimo accelerare. Io non so mettere gli aerofreni comunque a metà, perché l'ho messi full e non va bene. Ok, transition. Perfetto, transition altitude. Checked. 1013. 1013. Checked. Ok, 1013, ok. Idle, fammi vedere. Descent, dammi approach, no, non me lo dà approach. Ok. Aspettiamo, questi qua non mi dicono più niente, non mi dicono. Fammi vedere, Decel ce l'ho qui. Boh, non so neanche dove sono. Vabbè, comunque. Gira a destra per 160, ok. Siamo molto bassi, siamo. Qua ci sono le montagne, le Alpi Silane, quindi è molto basso, eh. Non so perché mi fanno passare così in basso. Potrebbero farmi salire un po' più in alto e poi scendere dopo. Allora, intanto facciamo un po' di pulizia qua, non si capisce più niente.
Com'è che non mi fa pulire più niente? Ritorna. Intanto si è caricato il cellulare. CDC. Ok, siamo a Decel. CDC non lo prenderemo mai, quindi lo possiamo anche cancellare. Siamo a Decel. Approach checklist. Approach. Checked. 190. Stowed. Cabin signs. Checked. 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 1013. 1013. Checked. Checked. Ok, seat belt. Seat belt l'avevano lasciato accesi. No, accendiamolo adesso. Poi engine mode. Flight attendants prepare for landing. Normal. Nav accuracy position non ci interessano. 111, ok, andiamo a pagina 112. Final. Ok, approach phase, dobbiamo attivarla. Siamo già all'approach phase, quindi final. Attivate approach phase, sì, te lo attivo subito. Allora, prendiamo F9, poi andiamo su A. Andiamo su perf. Attiva approach phase, conferma. QNN, questi ancora non li so. Ti devi calmare. Non me li dice lui. Approach phase. Vediamo quando il localizzatore è attivo. Ancora non me lo prende il localizzatore. Comunque la pista è di qua. Vediamo un po'. Il localizzatore ancora non l'ha preso perché siamo un po' in alto. Ma a 7500 tu li stai mantenendo? Sì. Sì, li sta mantenendo. Intanto qui sbattono. Quando il localizzatore è attivato dobbiamo premere approach. Flaps 1, te li metto. Lo clicco già adesso, va. Contattiamo Brindisi Center. Anche l'altra volta ho avuto seri problemi a atterrare la Lamezia, eh. Ok, 10-13. Però non mi dice le cose di Lamezia, l'ATIS di Lamezia. Non lo dice. Scendi e mantieni 5100. Ok. Chi è sto KLM? Un'altra compagnia. Allora, gira a destra. 250. Poi scendi a 2005. Ok. Devo scendere a 2005. Sta scendendo il tizio. Aspetta che ci mettiamo un po' di aerofreni. Se no sto tizio qua non scende più. Ok, contattiamo Lamezia. Se non lo faccio scendere con gli aerofreni questo non scende. Ok, ce l'ho. Ho capito. Qua non c'hanno neanche la ATIS alla Lamezia. Niente ATIS. Perfetto. Poi fammi vedere. Flaps 1 l'ho messo, Flaps 2 ancora non me l'ha chiamato. Qua il localizzatore non lo prende. Perfetto. Mi mancavano a me questi problemi. L'ICA è qui sopra. Poi dobbiamo utilizzare ancora gli aerofreni perché siamo velocissimi. Li ho messi full. Quindi aerofreni full. Poi approach phase cliccato. No, l'ho fatto lì sotto. Approach push. Localizzatore ancora non l'ho catturato. Non l'ho preso. Forse sì, forse è questo. Non saprei. Comunque stiamo sempre con gli aerofreni pronti. Glide slope alive. Cosa? Ah, glidoscope alive. Cosa ha detto signora? Signora parla sempre sta signora. Che cos'è che parla sempre? S-Speed, siamo sulla S-Speed, sì. Ok, è perché dobbiamo scendere tantissimo, devo tenere per forza Ico. 2500. Sì, non apri i coglioni. Lo cazzo è, il costo sarà da queste parti, sarà. 2500. Sì, non ce l'ho apri i coglioni. 2500. 2005, ok, e mo che vuoi? 2500. Ma è tu lui di scendere a 2005.
Ok, ho tolto gli aerofreni. 2500. Intanto devo aspettare che catturiamo il Grand Spoiler Arm, ma intanto finché non metto il gyroscope non lo posso prendere. Speed e altitudine, ok, siamo arrivati. Ok, si sta rialzando. Io però non vedo dov'è l'aeroporto. L'aeroporto è qui. Quindi dobbiamo stare attenti. Stiamo attenti perché ancora non l'abbiamo catturato. Vero problema. Io spero sia quello. Spero sia quello. 110.3. Andiamo a controllare. Radnav 110.30. Eh no, è quello, l'ho messo io, l'ho messo. Meno che non me lo sono scritto sbagliato, la cosa è probabilissima. Intanto finché non mi va ad andare là non posso neanche final. Io quasi quasi girerei di qua, girerei. A me che me frega. Siamo sulla S-Speed. S-Speed non so cosa sia l'S-Speed. Allora, localizer captured. No, non l'ho ancora catturato. Penso di non averla ancora catturato il localizer. 28 peraltro è di qua. Dovrei girare un attimo. Vediamo dov'è l'aeroporto. Ok, l'aeroporto è qua perché vedo le luci. Miglia, siamo già lì, siamo. Non me l'ha preso però, non me l'ha preso, non mi prende l'ILS. Quello sempre sta notizia, vabbè, figuriamoci. Proprio più malato me l'hanno dato a me. Ok, l'ha preso perché... Ok. Localizer alive, l'abbiamo preso, è già un buon punto. Localizer alive. Ok, ci siamo. Vediamo quando cattura anche il gyroscope. Dovrebbe catturarlo adesso a momenti, eh. Ci siamo, ci siamo. Good. Quindi che facciamo? Flap 2? Me li chiami tu? Quando me lo chiami? Porca mignotta. Non so neanche quanto mi manca, perché qua non mi dice niente, non mi dice. Sapete che faccio? Io li metto. Localizer captured. Ok. Flaps 2. Speed check, flaps 2. Ok. Flaps 2. Ground spoiler arms. Gear down. Gear down, ok. Te lo metto subito. E con la G. Gear down. Flaps 3. Speed check, flaps 3. Ok, li devo fare in pratica. Flaps full. Flaps full. Speed check, flaps full. Ok, ground spoiler armati. Ok, TCAS set TA only. Landing checklist. Landing gear. Down and locked. Okay. Three greens. Ground spoilers. Arm. Penso di sì. Armati. Set. Sì, ci siamo. Nose lights. Su che cosa nose lights? Non me lo dice. Take off. Ok, nose lights l'ho accesi, Nose lights e taxi landing. Boh, non lo so. Nose lights l'ho messi. 1000. Vabbè, non lo so. Adesso non ci perdiamo in queste cose. Auto brake medium. Medium. Accese. On. Go around altitude. Go around, mettiamo. Go around, te l'ho detto, porca mignotta. Set. Landing memo. Ci siamo. Checked, no blue. Checklist complete. Ok, landing, siamo pronti per il landing. Forse una volta ogni tanto facciamo un landing fatto bene. Ho avuto un attimo di agitazione after landing. Ok, ci siamo. Stiamo scendendo a 145, va bene. Perché comunque me l'aveva detto lui quanto atterravamo. Fammi vedere. Perfeziona, approach. A 133, vabbè, poi si rallenta. 500. Ok, stiamo calmi. 400. Land, ok, land, è uscito land. Calmi, no, no, non vi agitate, che sono tutto agitato, guarda che bigliotta. Sto facendo un po' il piede. Vabbè, ormai ho preso familiarità io con queste cose. 200, minimum. Minimum, ok. Continue. Ok, 100.
70, 60, 50, 40, 30, 20. Retard. 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 Togliamo. Spoilers. Reverse free. Togliamo sto cazzo di autopilot. Ok, reverse. 70 knots. Ok. Ci siamo. Sì, sono già abilitato. Allora, ATC, ok. Anti-ice, ground, parking brake set on. No, after landing. Chrono stop. Chrono stop. Chrono, landing lights off. Landing lights off. Retracted, anzi. Landing lights. Nose light taxi. Nose light taxi. Potevo uscire là. Vabbè, usciamo davanti. È un attimo anche voi. Porca mignotta. Ho capito. Nose strobe lights off. Strobe o auto. Ok, su auto va bene. LS off. Perfetto, usciamo qui. Dove cazzo sono andato? Usciamo dalla D, va. Ok, ok, ok. Contact ground. Ci sono. Lamezia. Taxi to gate. After landing checklist. After landing. Off. Checked. Ground spoilers. AD SBD. AD SBD. Allora, A, D, S, B, D. Porca mignotta, ho capito, un attimo, qua devo fare tutto io. Turn on, ok, di qua, ovviamente sparisce. After landing, nose lights, taxi, ground spoiler, disarm. Vediamo un po' se... Ground spoilers. Disarm. Set off. Engine mode selector. Check normal. Flaps. Check retracted. TCAS. TCAS, un attimo signora, anche lei però. E che cos'è signora? TCAS, stand by. Set off. Brake temperature. Checked. APU. APU on. APU è qui sopra. APU master on. APU master ovviamente. Ok, e poi dobbiamo chiudere questo. Off. Ci siamo, eh? Allora, aveva detto AD, SBD, AD dritta, ok. Poi S di qua, ok. Questo è AC. E più. Ah, è più bleed forse vuole. Che cazzo vuole la signora? È più master on, l'ho messo. È più master on. Che cazzo vuole signora? È più bleed, io la metto on. Cazzo me frega. Sono fuori. Ok, facciamoci aiutare dal copilota che non capisco che vuole la signora. È a mignotte mammata. Checklist copilot, un attimo. Set on. Ok. F10, chiudiamo il copilota. Non so cosa voleva APU. Mi continuava a dire APU. Ah, devo premere start. Ma va fa culo, va signora. Allora APU bleed lo posso chiudere. Beh, l'ho chiuso. Volevo solo start. La signora, ovviamente. Allora, ci ha detto AD S BD. S BD è a sinistra. Mi sembra di sì. Sì, lo vedo qui. E BD. Ok. Gate Golf 5. AD S BD. Non vedo niente, non vedo. Oh, io non capisco perché non mi dà. Non mi dà il taxi on e off, boh. Io mo lo parcheggio dove capita. No, è qui che dobbiamo parcheggiare. 1, 2, 3, 4 casette. Però è un casino, io di qua non lo vedo. Ok, intanto stiamo facendo after landing, va bene. VXR, quel weather system, l'abbiamo già spento. Ok, di qua, io penso sia questa la linea. Penso che dobbiamo parcheggiare da queste parti qua, che ho detto 1, 2, 3, 4. Credo sia quello. Manteniamoci qua. Io non so come capire qual è il Golf 5. Cosa c'è qua?
Fammi vedere qualcosina. No, è che qua me lo fa vedere, invece là poi proprio non si vede niente. Boh, io vado di qua, vado. Alla prossima casetta, fammi vedere. Credo sia qua che vuole parcheggiare. Rallenta gentilmente, anche tu. Anche tu. Ok, dobbiamo girare qua. Non mi chiedete perché Golf 5 è questo. Non lo so. Neanche me lo chiedo. Vabbè. Io lo lascio qui, Ve la vedete voi poi. Quindi freniamo qui. F10, F11, mettiamo i freni. Fammi vedere che sta facendo la signora qui. Poi checklist, no option, andiamo direttamente in checklist. After landing, engine 1 e 2 off, ok. Quindi, parking brake set on, engine master 1 e master 2 off. Quindi, 1 e 2, ok. Fammi vedere se la signora ha capito. And the parking check. Ok, ci siamo. Chocks. Vuole che metti i chocks. Parking brake and chocks. Un attimo signora, chocks, dove sono i chocks? Chocks. Chocks are set. Ok. Parking brake off. Parking brake off. Parking brake off. Parking brakes released. Engine master. Both off. Seatbelt. Seatbelt, aspetta un attimo signora. Set off. Beacon lights off. Set off. Exterior lights. Exterior lights, insomma quali sono gli exterior lights io? Boh, li metto tutti off. Ho capito. Fermo. Set ok. Off. Anti-ice off. Off. Fuel pumps, chiudiamole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set off. Checklist complete, ok, il parcheggio è avvenuto. External power, dobbiamo collegarcela. Connettila, perfetto. External power available, e mettiamola su on. Comunque sulla testa, available, e mettila on. Ok, EPU master set to off, EPU master off. Apriamo le porte. Come si aprivano le porte, mo? Signore porte, facciamo scendere. Ok, scendiamo anche questi e questi. Ok, facciamo vedere load fuel. Stanno tutti scesi una volta. Si buttano in pratica. Ok. Ok, poi securing aircraft. Diciamo che ormai sono scesi tutti. Qua ci rimangono sempre 15 che mi rimangono sempre lì. Sono quelli che mi amano proprio. Adirs 1, 2, 3 off. Adirs off 1, 2 e 3. Nav lights off. L'avevo già spese. Le spente. No smoking su off. Emergency lights su off. Ok. Poi che c'è? Doors. Le dobbiamo chiudere. Io credo siano già scesi tutti. Diciamo di sì. Diciamo che sono scesi tutti. Voi l'avete visto niente? No, non l'avete visto niente. Si troveranno qui, si troveranno domani mattina. Chiudi tutte le porte. Qua metti door che devo vedere quando si chiudono. Chiudimi anche questa, gentilmente. Troveranno stecchiti, troveranno. Non me la chiude. Dai che devo chiudere tutto, che devo andare a casa. Devo andare a mangiare, si va a mangiare. Ok, poi. Doors, external power. Vabbè, oh, lascio così. Generatore 1 e 2, clicchiamo press. Dove cazzo sono i generatori 1 e 2? Io neanche lo so, peraltro ho voluto F12. Off e off, ok. Sì, generatori. External power cosa devo fare? Asse required, vabbè. Chiudiamo le lucine. Tutto chiuso. Poi PDF switch off. Peraltro non vedo più una minchia. Vado un po' a culo, vado. Off, ok. PDF dimmer, non so neanche cos'è. Ah, dimmer forse è questo. No, non è dimmer, vabbè, comunque te li spiego così io. Sono cazzi tuoi. Radio control panel, adesso non lo vedrò mai più. Comunque è su off. Ok, l'ho spento. TCAS standby, l'avevo già messo prima. Qua non si spegne.
Transponder mode. Questo che cazzo è? Beh, lo lasciamo così e non ce ne frega niente, minchia. Va bene. Poi batteria 1 e 2 off. Ma che cazzo di minchia? Batteria 1 e 2 off. Spegniamo anche l'external power. Si è spento tutto. Si sono schiuse tutte quante le cose. Boh, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto anche questa volta. Io non so voi se avete capito cosa abbiamo fatto, ma siamo atterrati. Non è morto nessuno. Non abbiamo fatto incidenti. Già per me vale tanto. Allora, finisce questa puntata. Prossima puntata andiamo in Sicilia. Facciamo Calabria, Sicilia, Sardegna, Corsica. Poi si è deciso di fare... potremmo fare o Milano-Torino, un volo un po' più lungo, oppure fare Parigi. Vediamo. Vediamo come mi organizzo. Comunque, la prossima puntata sarà in Sicilia. Finisce questo episodio. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!